Il progetto del Viola Park è una delle opere creative più importanti della nostra carriera, prima di tutto perché si trova in un'area straordinaria di Firenze, tra l'Arno e le colline di Firenze Sud. È un'area che è sempre stata destinata a vocazione agricola, che con il tempo si è trovata ai margini della città, ai margini dell'urbanizzazione. E l'idea di costruire un centro sportivo consente di completare la città con un'attività legata alla vita della comunità, perché il centro sportivo è un centro per il calcio è parte della vita della comunità, ma consente soprattutto il degradare della densità urbana rispetto alla campagna. Quindi una sorta di pausa del costruito, un modo per limitare la densità urbana e aprire una via mediana che porta alla rarefazione opportuna della campagna. L'idea è che l'area sono 25 ettari e su questi 25 ettari sono costruito meno del 8%, sono 22.000 metri quadrati di superficie utile lorda distribuiti su tre livelli. Quindi l'impronta a terra degli edifici occupa il 5-6% dell'intera area. Ci sono previsti 8 campi di calcio e un piccolo stadio, oltre un mini stadio con piccole tribune per 3.000 persone dove giocheranno le squadre femminili e le squadre giovanili la primavera. L'aspetto importante dal punto di vista sociale di questa infrastruttura è che si trova vicino al liceo sportivo e quindi i giovani possono frequentare, i giovani calciatori, le scuole la mattina, ma anche giocare e lavorare nel loro ambito che è lo sport al pomeriggio. Si trova vicinissimo alla futura terminale della tranvia che si conclude nel comune di Bagnaripoli ma che attraversa l'intera città, quindi quest'area è legata a un sistema infrastrutturale ben organizzato e che sarà completato per il 2026, è circondata da strutture alberghiere ed è un luogo dove si dovrebbero incontrare generi e generazioni. Perché generi? Perché forse uno dei primi, forse l'unico centro sportivo per il calcio in Europa dove una squadra di Serie A vede all'interno dello stesso campus le squadre femminili e le squadre maschili con uguale dignità e anche i giovani dall'under 15, under 16, under 17, la primavera fino alla prima squadra con pari dignità. L'idea del campus è appunto di costruire un luogo per lo sport dove l'intera società di calcio della Fiorentina è come una grande famiglia dove uomini, donne, giovani e più adulti lavorano e giocano insieme dentro la natura. Il tema importante, oltre a quello dei generi e delle generazioni, è proprio il tema del paesaggio e dell'ambiente. Siamo in un'area ai margini della città, quindi un'area in città potremmo dire, ma anche allo stesso tempo in campagna, perché da lì parte l'area del Chianti, meravigliosi uliveti, e questi 25 ettari sono per la maggior parte un parco dove sono piantate centinaia e centinaia di alberi, di ulivi, soprattutto alberi autoctoni, cipressi, lecci, e sostanzialmente il nome Viola Park dipende da questo, è un vero parco, è un vero giardino ed è un luogo dove oltre al benessere fisico c'è anche il benessere psichico, quindi si va alla ricerca del benessere psicofisico del giocatore di calcio. Non è un luogo chiuso, non è una gate community, noi pensiamo che le squadre di calcio certamente hanno necessità di privacy, specialmente le prime squadre maschili che giocano in Serie A hanno necessità di vivere in un ambiente protetto, ma l'idea della proprietà della Fiorentina è un'idea illuminata, quella di essere più vicina all'idea di un campus universitario e di concepire l'intero centro sportivo come un luogo dove i tifosi possono venire, le famiglie possono venire, si può anche in determinate occasioni guardare gli allenamenti e quindi non è una gate community chiusa in se stessa,
ma è un parco, un'area ambientalmente importante, aperta anche in futuro alla cittadinanza. I campi sono orientati ovviamente in modo da non avere il sole contro, quindi non sono orientati est-ovest ma in maniera diversa, e le tracce a terra dell'antica centuriazione romana, i segni delle antiche tracce con cui il territorio è stato antropizzato, hanno dato la guida per realizzare l'orditura dei campi. Quindi c'è una sorta di legame fra tradizione e innovazione, fra le tracce del tessuto antropizzato e la nuova immagine del centro sportivo. Quindi un ambiente dove storia, cultura, paesaggio e ambiente si fondono in un complesso dedicato allo sport e dedicato però anche non solo a chi lo pratica ma a chi ama lo sport. Al centro di questo sistema di campi di calcio c'è una sorta di collina abitata e un padiglione 20 interamente coperto di prato e di terra, appunto sotto forma di collina artificiale, dove all'interno del quale c'è una grande sala che può ospitare fino a 400 persone. Al centro di questa area, più o meno al centro di quest'area di 25 ettari, c'è una vecchia villa leopoldina con una piccola torre da cui anticamente ovviamente la famiglia nobiliare controllava il lavoro dei campi. E quindi, come dire, accadrà un po' lo stesso. Nella villa leopoldina c'è la sede dell'ospitalità, c'è una torretta, si potrà andare ancora una volta in alto su questa torre e vedere tutti i campi da gioco, tutte le attività sportive in essere, e quindi si potrà partecipare da un punto di vista privilegiato, dove c'è peraltro l'ufficio del presidente, della vista del centro sportivo. Io direi che i risultati più importanti di questo progetto riguardano la posizione nel territorio della città di Firenze, cioè la sua localizzazione, che non è casuale, come ho detto, è infrastrutturata e costituisce quindi non semplicemente l'acquisto di un'area dove realizzare un'attività, ma la scelta di un'area dove realizzare quella cerniera di congiunzione fra città e campagna attraverso l'attività dello sport. L'altro elemento fondamentale è l'ambiente, il paesaggio, il verde, cioè il parco, l'ecosistema complessivo, perché ricordiamoci che Bagno a Ripoli erano le aree del frutteto della città di Firenze, cioè tutta la frutta di Firenze veniva dalle aree di Bagno a Ripoli, e questa idea del frutteto è rimasta. Noi pianteremo tantissimi alberi da frutta. Rimane sostanzialmente un'area verde, perché il parco, i campi di calcio sono sostanzialmente prati, alcuni dei quali rinforzati con matrice di sostegno sintetica, perché gran parte delle partite dei giovani si giocano su campi sintetico, ma l'idea è che siamo in un mezzo a un'area completamente coperta di prati e di alberi. L'aspetto ambientale è l'aspetto di cui credo la società di calcio fiorentina sia più orgogliosa, e lo siamo anche noi, perché di fatto abbiamo ricostruito e completato un parco che completerà la città di Firenze in un'area di margine a confine con il comune di Bagno a Ripoli.